Bentornati all'appuntamento con Effetto Notte speciale quotidiano dalla Mostra del Cinema di Venezia. William Dafoe, che qui alla mostra è stato Gesù nell'Ultima Tentazione di Cristo, Pasolini, adesso è Van Gogh nel nuovo film diretto da Julian Schnabel, che ne racconta gli ultimi giorni di vita. Il cinema della mostra riflette su presente e passato senza rinunciare a mettere sotto la lente di ingrandimento le questioni fondamentali del nostro tempo. Cosa fare quando il mondo va a fuoco? E questo è il titolo del secondo film, docufilm italiano in concorso diretto da Roberto Minervini. Beniamino dei festival con Louisiana, marchigiano da tempo trapiantato in America, racconta tre storie, tutte ambientate in Louisiana. Quella di una donna di colore che cerca di uscire dall'alcolismo e di aprire un bar, quella di due ragazzi di strada, ma soprattutto la realtà delle pantere nere, che ci dimostra quanto la questione razziale in America sia tutt'altro che risolta e certo Trump non ha semplificato le cose. Eravamo tutti consapevoli del fatto che le Panthers si negavano ai media bianchi da almeno un ventennio, o forse anche di più, però c'è stato un percorso lungo, poi anche lì è stato per loro, il capo nazionale delle Panthers ha detto che è stato più un atto di fede, un qualcosa di spirituale, per cui hanno deciso di fidarsi di me, la responsabilità come ricadeva tutta sulle mie spalle. Non voglio neanche pensare a cosa sarebbe potuto succedere se avessi tradito la loro fiducia. Tu sei marchigiano, il tuo percorso è iniziato qui dall'Italia, l'Italia come la vedi adesso? Sì, sembra che ci sia questo sfasamento temporale, io come se vedessi l'Italia con 2 anni di anticipo vivendo in America. Quindi la vedo con apprensione e con nostalgia e con dolore. Ma soprattutto odio a morte quei vermi neri, lo giuro su Dio. E chiunque altro non abbia puro sangue bianco-ariano che gli scorre nelle vene. Sono felice di parlare con un vero bianco-americano. Lo conferma Spike Lee, regista di Fai la cosa giusta, che abbiamo incontrato alla mostra per parlare del suo nuovo film, in arrivo in Italia il 27 settembre. La storia è incredibile ma vera di un poliziotto di colore che riesce a infiltrarsi utilizzando il telefono nelle file del Ku Klux Klan, che evidentemente negli Stati Uniti è ancora vivo e vegeto. Ce la puoi fare? Con il bianco giusto tutto è possibile. A black man infiltrated the Ku Klux Klan. Un uomo nero che si infiltra nel Ku Klux Klan, ci racconta Spike Lee. Ho fatto questa faccia quando me l'hanno detto. Ma alla fine per me questa era una storia indispensabile da raccontare. Che attività svolgete? Bruciamo croci, facciamo marce. Si prospetta un grande anno per noi. Per noi risulta quasi incredibile vedere il Ku Klux, che pensare che il Ku Klux Klan ci sia ancora in America, però c'è. Quindi perché ha deciso di fare questo film? Non è una domanda semplice a cui rispondere continua Spike Lee. E la verità è che in tutto il mondo siamo di fronte a un vero e proprio rigurgito di razzismo. Non è questione solo del Ku Klux Klan, i gruppi di odio sono gli stessi in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti. L'odio è il sentimento dominante e trovo che questa sia una cosa particolarmente inquietante. Spero che chi vedrà questo film sarà spinto a reagire e a capire che dobbiamo fare qualcosa per quello che sta succedendo. Parla di gente comune con una vicenda ambientata nel passato ma che illumina il presente, anche il regista di Segreti e bugie e Il segreto di Vera Drake, Mike Lee. Con Peterlo racconta un episodio storico, un vero e proprio massacro accaduto nella città di Petersville nel 1819, quando una pacifica marcia composta di operai e mugnai che chiedeva semplicemente il diritto al voto venne drammaticamente sterminata dalle forze armate irlandesi. Questo film, continua Mike Lee, ci invita a riflettere sull'importanza della democrazia, sul ruolo che ha anche oggi per noi nel 2018. Ci sembra scontata averla, ma non è affatto così. In tutto il mondo ci sono persone elette democraticamente, ma che utilizzano i loro poteri per andare totalmente contro la democrazia. Senti, qual è il problema del computer? Che hai fatto? Start? E dopo start? Scrivo, cerca, dove lo scrivo? Sulla scrivania? Ti giuro, guarda. Che fai? Torniamo in Italia per parlare del nostro tempo, perché oggi è il giorno della profezia dell'armadillo, che sicuramente piacerà ai più giovani e agli appassionati del fumetto, che è un vero e proprio fenomeno di culto di Zero Calcare. La storia di due ragazzi di Rebibbia che il lavoro non ce l'hanno, ma che pur avendo poco di cui contentarsi non rinunciano a vivere le loro vite e le loro emozioni. Protagonisti il Simone Liberati di Cuori Puri e Pietro Castellitto, figlio del più celebre Sergio. Perché mi sto sfefando? A papà gliel'hai fatto vedere il film? No, papà non l'ha visto. Non l'ha visto. Viene oggi, sì. Sta a Roma, papà. Ne lo vedrà? Scusa, il giudizio del papà. No, papà non è fondamentale. Tu vai per la tua strada, giustamente. L'idea è quella.